Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Scusatemi, sono un paio di giorni che non faccio, ho dovuto fare dei lavori la mattina presto e che mi hanno tenuto veramente fuori dalla possibilità di fare la zuppa. Scusa a tutti quanti quelli che mi hanno seguito, ho visto un sacco di mail di persone che dicevano dove sei finito, ti sei beccato il coronavirus che tanto hai sottovalutato. E questa forse è la prima notizia della giornata, cioè questo coronavirus. E poi dopo vi dico quello che penso. Due farmaci in Cina ritenuti efficaci, ma in realtà non lo sono, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Uno di questi avrebbe a che fare con il vecchio, vi ricordate la clorochina che prendevate quando andavate nei posti in cui c'era la possibilità di contrarre la malaria? Beh, insomma, questi due farmaci non sarebbero stati considerati efficaci. E poi c'è il, come posso dirvi, poi su questa roba del coronavirus c'è una specie di non detto nei giornali, e cioè che non dobbiamo, da una parte drammatizziamo e da un'altra parte dobbiamo sdrammatizzare. Vi faccio un esempio. La cosa che più mi ha drammatizzato in questi ultimi giorni, la situazione, che secondo me non riesco a capire perché non sia evidenziata da tutti quanti i giornali, perché quella è l'avvero dato impressionante per me, è che fino a una settimana fa ci dicevano che i due turisti ricoverati allo Spallanzani erano in condizioni discrete. Discrete, a casa mia quando c'è un bollettino medico con condizioni discrete, beh, insomma, dico non c'hanno nulla, cosa che peraltro ho detto in questa zuppa. Dopo 4-5 giorni le condizioni sono diventate compromesse, sono attaccate a una macchina, il che vuol dire che due su due ricoverati in Italia rischiano la morte da un momento all'altro. E allora questo sì che secondo me è terrorizzante, cioè passare dal discreto alla morte nell'ospedale che dovrebbe essere il più efficiente d'Italia per conoscere questo genere di malattie, o no? Questo mi sembra che sia una cosa fondamentale, in realtà non è affatto approfondita dai giornali oggi che continuano a parlare di questa roba qua. I virologi dicono e continuano a dire che la mortalità è molto inferiore a quella della SARS e della MERS. Beati loro, qui mi sembra di capire che dobbiamo avere un certo atto di fede. Al mio scetticismo originario, oggi l'unica questione che a me interessa è come stanno i due turisti pechinesi in Italia, perché quello. Cioè, secondo me è una delle poche cose fattuali che possiamo davvero conoscere perché sono a casa nostra, con i nostri medici, con le nostre indagini. Andiamo a parlare rapidamente di ieri le borse sono salite perché non credono a questo virus che sia così contagioso. Beate loro, hanno perso molto nelle ultime settimane. Grillini in piazza! Questa è l'ipotesi che ha lanciato Di Maio, che torna forte dopo aver perso il ruolo di capo politico e capo delegazione. Il sistema prova a cancellare le leggi fatte in un anno e mezzo. Ma io dico, ma il sistema siete voi! Siete nel governo, avete la maggioranza del Parlamento, ma che cosa vuol dire il sistema prova a cancellare? Se il sistema prova a cancellare, che dobbiamo fare? Siete voi il sistema oggi, cioè avete le vostre macchine blu, le vostre segretarie, i vostri dipendenti, le vostre nomine, i vostri accordi, il vostro presidente del Consiglio. Che vuol dire il sistema, Di Maio? Toc toc! Me lo spieghi o non me lo spieghi? Il fatto dice tutti i trucchetti degli avvocati per allungare i processi e poi Travaglio fa il suo lungo pezzo ricordando che Berlusconi e i suoi avvocati avevano fatto sì che i processi fossero così lunghi che venisse prescritto dalla Guardia di Finanza alla Mondadori. C'è un piccolo dettaglio che basta leggere le prime 10 righe e capisci che i trucchetti degli avvocati, sapete quali sono? La ricusazione dei giudici, che è uno dei diritti fondamentali, penso, in uno Stato di diritto, cioè che magari il giudice che ha un atteggiamento nei tuoi confronti un po' preconcetto, mettiamola così, nei confronti di Berlusconi qualche atteggiamento preconcetto c'è stato e prova a dire forse non è la persona migliore che mi possa giudicare, ma vabbè, comunque, se vi piace è così. E Bonafede, il ministro della giustizia sulla stampa, ma anche su Verderami, oggi il ministro della giustizia dice ragazzi, se Conte rinvia la legge sulla prescrizione, che in realtà è in vigore dal 1 gennaio del 2020, per la quale dopo il primo grado non c'è più prescrizione, io me ne vado a casa. Ovviamente ci sono stuoli di preghiere di persone che pregano perché venga rinviato e Bonafede se ne va da casa. Vedremo se dopo Fioramonti anche Bonafede se ne va via.
Terzo tema di giornata è la questione dell'impeachment a Trump, l'impeachment più breve della storia. In realtà l'unica cosa importante di questo impeachment, il suo avvocato democratico, Doros Witz, scusate, non sarà che si pronuncia così, ci spiega che se un Presidente della Repubblica deve essere incriminato per quello che è stato incriminato Trump, il rischio è in quel paese che l'attività, diciamo, giudiziaria superi quella politica che deve avere una sua dignità. Parole sante che vorrei far sentire in Italia. L'unica cosa bella oggi è quel gesto della Nancy Pelosi, presidente speaker democratica del Senato, che straccia il discorso dell'unione di Trump. Massimiliano Parente è favoloso. Oggi sul giornale ci spiega che quando tu critichi una donna ormai è sempre solo sessismo. Sempre solo sessismo. Puoi criticare un uomo, ma non puoi criticare una donna. Ma in realtà quello che è successo ieri è che una donna isterica si è comportata in maniera poco istituzionale. Fantastico. Stessa tesi, Giorgio Gandola, la tracotanza della sinistra non cambia tra destra e sinistra. Strappare il discorso dell'Unione e il discorso del presidente americano non è uno di quei gesti che ti aspetti da qualcuno che poi, tra l'altro, ti aveva cercato di impicciare, cioè di fare l'impeachment. Cioè, tu vinci, ti chiedono di fare l'impeachment, tu vinci e gli strappi pure il discorso. Beh, insomma, è una roba, diciamo, che se fosse venuta da noi avremmo commentata nella stessa identica maniera. Giusto il commento di Gandola, come spesso avviene. Quarto tema di giornata. I migranti, perché i giornali di centrodestra si arrabbiano per il fatto che in una circolare della Lamorgese, ministro degli interni, venga aumentata la paghetta. Ma la paghetta non è per i migranti, ma è per le cooperative, per le associazioni che li accolgono da 19 euro a cui l'aveva diminuita il ministro, come si chiama, Salvini, ai 22 euro che le aveva, a cui li alza la Lamorgese. Il coro è da destra, a cavolo, riprende lo spreco e tutto quanto. Il coro da sinistra, finalmente, cos'è l'avvenire? Svelato il bluff salviniano, il titolo dell'avvenire. Ma quale bluff salviniano? Meno bluff di quello, gli ha diminuito il prezzo per questi appalti. Io vorrei fare solo una considerazione. In questo mondo in cui si taglia su tutto, beh, insomma, se tagli l'accoglienza, beh, se tagli sull'accoglienza, lì sei una bestia salviniana, sei un delinquente. Puoi tagliare abbastanza su tutto, ma non sull'accoglienza. Puoi tagliare sulla ricerca, puoi tagliare sulla scuola, puoi tagliare sulla sanità, puoi aumentare le imposte, ma non puoi tagliare sull'accoglienza, perché se tagli sull'accoglienza sei un razzista. È favoloso, come ogni progetto di spesa. Io non la metto neanche da un punto di vista salviniano, ma proprio economico. Lì non si può tagliare. Ebbene, l'intervista della Morgese oggi sulla Repubblica, una pagina, due pagine della Repubblica di Carlo Bonini della Morgese, mi ha molto colpito quando la Morgese, che non è un ministro politico ma un ministro tecnico, ora per questo governo l'odio è un'emergenza, serve un'igiene nelle parole della politica. Allora, un ministro degli interni che dica che serve un'igiene per le parole della politica, a me preoccupa. Fatemelo dire, l'igiene che cosa vuol dire? Chi la stabilisce? Il ministro, il prefetto? Il ministro degli interni Lamorgese stabilisce qual è l'igiene nelle parole della politica? Il ministro degli interni che dà solidarietà a Scalfari e a Repubblica per le minacce ricevute. Benissimo, io di minacce ricevute al giornale ne avremo ricevute centinaia, perché noi siamo degli stronzi e loro invece sono Berbenino, e le ha ricevute La Verità, le ha ricevute Libero, le hanno ricevute il Corriere della Sera, i proiettili arrivati nelle buste, tutti noi. Ma che questa sia un'emergenza, e metti insieme l'emergenza e la parola, serve un'igiene nelle parole della politica. Io quando sento parlare un ministro degli interni che dice serve dell'igiene le parole della politica, beh, qualche preoccupazione ce l'ho. Forse voi non ce l'avete e sono ben contento di sbagliare, però a me questa idea della igiene nelle parole della politica mi fa un po' senso. Ecco, mettiamola così, un po' senso. A proposito di igiene nelle parole della politica, mi chiedo come considera il ministro Lamorgese le dichiarazioni che ha fatto Toscani sul ponte Morandi, e le dichiarazioni che ha fatto Toscani su tante persone che non la pensano come lui, come il sottoscritto. Io le considero delle persone, delle dichiarazioni, quelle di Toscani, da parte di una persona che sta invecchiando molto male e che questo suo, come possiamo dire, questa sua follia etilica straborda, ma gli do quel giusto peso che è, cioè un vecchio rincoglionito che dice queste robe qua, né più
Nemmeno. Non penso che ci sia un odio generalizzato. Non penso che Toscani voglia vedere le persone che muoiono sulle autostrade e che calano i ponti. Io mi sa veramente sulle balle. Ma quando lui dice che il ponte Morandi, chi se ne frega, non penso che quella roba lì implichi che lui se ne frega davvero dei morti. Chiaro? Non lo penso. Nonostante lui abbia detto qualsiasi cosa di me. Non penso che ci sia necessità di igiene nelle parole di Toscani. Toscani è quella roba là. Quella che oggi viene intervistata dalla stessa Repubblica che intervista la Lamorgese, cioè Repubblica intervista la Lamorgese che dice ci vuole igiene nella politica e c'è invece l'intervista a Toscani che spiega a Repubblica mi sono sbagliato a dire quella parola e mi scuso. Poi dopo un secondo dice però è stata tirata fuori dal mio contesto. Difendo fino alla morte il diritto di Toscani di dire queste stupidaggini, lo qualificano, ma non posso pensare e lo trovo ridicolo, ma non posso pensare che ci sia l'igiene stabilita dalla Lamorgese anche sulle parole di Toscane. Un po' di igiene ci vorrebbe anche nei nostri confronti oggi e bisognerebbe spiegare toc toc a uno che si chiama Vitiello, Vitiello, uno già che c'ha i baffi, uno che c'ha i baffi che scrive che quelli che vanno sul sito Nicola Porro sono dei cretini di destra, sono dei cretini di destra, mi paragona a Casa Pound, non lo so, a Forza Nuova, non so chi mi paragona, lo scrive, sono dei cretini di destra. Questo cretino di sinistra che mi paragona ai cretini di destra dovrebbe, è talmente cretino, ma è talmente cretino Vitiello che non si rende conto che il cretino di destra, cioè il sottoscritto, su quel blog di cretini di destra ha difeso il suo stipendio. Cioè, io ho difeso sul mio blog, sul mio giornale, il diritto di esistere del foglio con i miei soldi di contribuente pubblico perché lui possa dire che io sono un cretino di destra. È un cretino, basta vederlo, come sono un cretino io ad averlo difeso. Insomma, siamo in un mondo di cretini in cui ci vuole una grande igiene del discorso impostato dalla Lamorgese. Se vi piace a voi questa roba qua, due questioni di economia. La Tesla ieri perde il 20%. Io dico, questa azienda vale 160 miliardi di dollari. 160 miliardi di dollari, non ha mai fatto un utile, ha bruciato cassa, tranne che negli ultimi 3 mesi, e oggi il Sole 24 Ore giustamente si interroga quanto vale questa Tesla, che vale più di Volkswagen e Mercedes messe insieme e non produce praticamente un'auto. Quanto è speculazione, quanto è bolla speculativa? Beh, insomma, una società che vale 160 miliardi, che farà quest'auto elettrica, che per ora è soltanto incentivata e per quella è venduta, e prevede di fare 1,16 miliardi di utili nel 2020, ancora non l'ha fatti, beh, insomma, io la penso una grandissima bolla. Poi mi sbaglierò, non voglio dare giudizi a nessuno, anzi, su questo lo do, tanto non mi possono forse querelare, no? Tesla mi può querelare? Spero di no. Forfettari, oggi ce lo ricorda Italia oggi non si beccheranno, sono stati, a dispetto di quello che dicevano sulla stampa una settimana fa, 2 settimane fa, i forfettari che hanno redditi superiori ai 30.000 euro del 2019 in maniera retroattiva sono stati fottuti. Fantastico oggi Luciano Capone su quel giornale dove scrive il cretino di sinistra, cioè Vitiello con baffo, che oggi dice e fa capire la gaffe di Gratteri, il procuratore di Catanzaro, che dice ah, è fisiologico che ci siano degli ingiusti e detenzioni, ma si dimentica che a Catanzaro nella sua procura c'è il massimo delle ingiuste detenzioni. Beh, bellissima la storia, purtroppo nella sua drammaticità, come la mette Mattia Feltri su Mila, la ragazza lesbica francese insultata dal suo pretendente musulmano, che lei a sua volta insulta, a cui non viene riconosciuta nessuna solidarietà dalla donna del MeToo, Ségolène Royal. Siccome ha insultato i musulmani, non ti do, non posso scrivere sul mio hashtag Instagram, je suis Milà. Beh, io invece lo posso scrivere in tutti i modi. È morto Kirk Douglas. Non sapevo ancora fosse vivo. 103 anni, il mitico Spartacus di Kubrick è morto. Un pensiero a lui e al pezzo di Maurizio Porro, che non è mio parente. E il papà di Michael Douglas ha 103 anni. Beh, io direi che per oggi è tutto. Saluto con grande e solito affetto Vitiello! Un po' del tuo stipendio per cui devi scrivere quelle stronzate. L'ho pagato io. Ciao!